interviste e letto le cose che scrive. A me è piaciuto molto, ho trovato molto interessante il fatto che lei in ogni momento, come dire, sottolinei i limiti della disciplina di cui è esperto, cioè della storia. Mi riferisco ad alcune dichiarazioni, per esempio, la prima, del futuro non ho la più pallida idea. Gli storici non sanno l'oggi, dovrebbero limitarsi a raccontare i fatti per come sono accaduti. Questo è un richiamo che forse dovremmo accogliere anche noi giornalisti. Ma le chiedo, non è una smentita dell'assunto che la storia, il passato, è indispensabile per capire il presente? No, direi proprio di no. Uno dei motivi per cui studiare il passato ci aiuta a capire il presente è proprio il fatto che noi studiando il passato ci accorgiamo di com'è difficile essere sicuri di qualcosa, di come ogni questione ha diverse facce, di come su ogni problema ci sono punti di vista diversi e che non è detto che ce ne sia sempre uno giusto e uno sbagliato completamente, e che ci sono tante cose di cui non si può essere sicuri di avere piena comprensione, piena conoscenza. Io credo che sia soprattutto per questo che fare lo storico, che studiare la storia, ecco, è una cosa che ci serve anche per stare al mondo, ecco, per eliminare gli eccessi di certezza, per eliminare l'arroganza di chi crede di avere sempre ragione. Ecco questo. Ma la storia ci può raccontare il perché perché i fatti sono andati in quel modo, perché le cose sono accadute? Questa è la grande ambizione degli storici, non soltanto raccontare, scoprire cos'è successo, ma anche spiegare perché. Ed è anche qualcosa che evidentemente risponde a una pulsione profonda dell'umanità, perché molto spesso le persone o i miei studenti mi chiedono: ma perché è successa quella cosa? Ora, la verità è che appunto, non dico dovreste già accontentarvi che vi raccontiamo cos'è successo, ma davvero è già molto spesso riuscire a capire cosa è successo. Capire il perché è un fantastico esercizio intellettuale. E di nuovo è una cosa che ci aiuta a capire il mondo, però non dobbiamo credere che sia facile, che sia ovvio sapere anche perché succedono le cose. Poi perlomeno non di tutte, poi ci veniamo sul tema ovviamente della fase che stiamo vivendo, delle analogie possibili e del perché, e anche del perché chiedersi perché per esempio c'è un'epidemia, poi ci porta in territori, porta il non storico magari in territori pericolosi, avventurosi, tra cospirazionismi o anche un certo modo però invece di concepire trascendente. Però congelerei questa domanda per restare e partire da Dante, perché anche qui trovo una coerenza nel fatto che lei dice, ha detto spesso, la storia ci racconta chi siamo, e in effetti il suo libro sembra avere il proposito di raccontarci chi è Dante. Non è un libro che parla dell'aspetto letterario, poetico, filosofico. Poi ne parla anche, ma insomma non è concentrato su questo, è concentrato proprio su chi è Dante, la sua famiglia, gli amori, i conti, una ricostruzione storica molto minuziosa di tutte queste cose, ovviamente, e anche un po' per deformazione professionale di questa trasmissione e anche di chi fa l'intervista, è anche il Dante politico. Dante politico che sembra anche. Lei addirittura dice che quando lo smarrimento nella selva oscura è uno smarrimento che ha a che fare anche con la politica, perché, se ho capito bene. Ha capito benissimo ed è una delle cose che mi hanno più colpito effettivamente, perché certo, questo è un libro di storia. Come diceva lei, è il lavoro di uno storico che non sarebbe assolutamente capace di scrivere un libro per spiegare come mai la Divina Commedia è un grande capolavoro ed è un patrimonio dell'umanità. Questo lo fanno colleghi che studiano la letteratura e che sanno fare questo. Io sono uno storico e so usare i documenti, oddio, mi hanno insegnato e dovrei essere capace a usare i documenti per ricostruire le vicende, in questo caso le vicende di un essere umano. Sa, io studio il Medioevo, è un'epoca lontana, i documenti ne abbiamo, ma mai tanti quanti vorremmo. La sfida di ricostruire la vita di un uomo, sia dal suo punto di vista soggettivo, cioè chi sentiva di essere lui, qual era la sua posizione nel mondo del suo tempo, nella sua città, chi erano appunto i suoi antenati, i suoi familiari, i suoi amici.
E poi appunto qual è stata la sua vita, cosa ha fatto concretamente? Dante ha fatto la guerra, ha fatto dei figli, ha fatto politica, ecco, quella era la sfida, il libro risponde a questi interrogativi. Dopodiché ogni tanto salta fuori qualcosa che ti fa dire ma però questo in realtà serve anche per capire meglio la Divina Commedia, come appunto quando ti accorgi che lui nella Commedia semina molti indizi per essere sicuro che noi abbiamo capito che quel viaggio nell'oltretomba si colloca in un momento preciso, proprio un momento preciso del calendario, a partire dal 25 marzo dell'anno 1300, per qualche giorno. Quelli sono i giorni in cui lui ha viaggiato nell'altro mondo. Ecco. E allora, dall'altra parte, lo studio della sua attività politica ti fa vedere cosa stava facendo in quei mesi. Stava arrivando al vertice del governo della sua città. Era immerso fino al collo nella politica di partito, nella politica di regime. Allora il dubbio ti viene, ma se lui anni dopo sente il bisogno di dire io mi stavo perdendo, mi sono perso in un bosco buio, non sapevo più dove andavo, e tu scopri che stava facendo politica al massimo livello in quel momento, il dubbio che ci sia un collegamento ti viene indubbiamente. Il dubbio mi pare che venga che abbia fatto anche un capitombolo da quella posizione, e che poi ci sia un pentimento che è legato anche a errori politici, è così? Dunque, quello che è sicuro è che Dante è stato cacciato in esilio come tantissimi altri perché hanno vinto i suoi nemici e quindi non ci si può, insomma, l'hanno trattato come si usava allora con nemici sconfitti, li cacciamo via senza pietà. Però è anche vero che quello è un momento di svolta in cui il nuovo regime di Firenze non colpisce indiscriminatamente, colpisce alcuni nemici politici contro i quali riescono a montare dei processi per abusi, per corruzione, per malversazione, per aver preso delle bustarelle, perché nel linguaggio nostro di oggi va tradotto così il gergo di quei processi. Dante è accusato di aver preso delle bustarelle per far approvare certe leggi, per far eleggere certi funzionari. Non sarà vero, però insomma il fatto che poi lui, quando era in esilio, abbia detto ma tutte le mie disgrazie sono cominciate da quel giorno che mi hanno eletto a quell'incarico di priore, e il fatto che Virgilio nel purgatorio dica a un certo punto ma questo qua si stava dannando l'anima in quei giorni, ecco, e allora appunto il capitombolo c'è stato, e come, lui è passato da un potere in cui credeva e in cui si è sporcato le mani probabilmente, convinto che fosse giusto, però lui era dentro una politica di regime, e poi di colpo si è trovato fuori a meditare sul perché mi è successo tutto questo, angosciato per la figuraccia fatta, perché una cosa straordinaria è che Dante più volte dice tutti quelli che mi conoscevano come intellettuale, come poeta, e che si erano fatti una certa idea di me, e se adesso mi vedessero come sono precipitato, appunto, ecco il capitombolo. Lui era molto ambizioso, ci teneva alla sua immagine. Chiaro, e appunto è interessante questa diversa, questa, come dire, illuminare la selva oscura in quest'altro modo, da quest'altro lato, sembra effettivamente molto interessante questo passaggio del libro. Io vengo all'oggi, ovviamente, agli accostamenti più facili, forse più banali, ma credo però che sia interessante sentirla su questo. Allora, parlavamo del passato che non fornisce in realtà una capacità previsionale, no? Direttamente, fa capire delle cose ma non consente di fare pronostici. Però le chiedo se, perché agli scienziati per esempio, ai medici, non piace che si dica che questa epidemia, la pandemia con il coronavirus, era imprevedibile. Invece agli storici sì? Ma guardi, il problema è cosa intendiamo con previsione. Naturalmente fa parte della nostra natura di esseri umani voler prevedere il futuro. È proprio una di quelle cose su cui noi storici ci divertiamo a vedere come la natura umana è sempre la stessa. Poi a seconda delle epoche, come dire, i comportamenti sono diversi. Voler prevedere il futuro è tipico degli esseri umani sempre. Poi gli antichi volevano sapere chi avrebbe vinto la battaglia e per saperlo osservavano il volo degli uccelli oppure le viscere delle galline. Nel Medioevo volevano sapere quando sarebbe arrivata la fine del mondo e per saperlo aprivano la Bibbia e cercavano di scrutare nei misteri della Bibbia. Noi vogliamo sapere quale sarà l'andamento del PIL l'anno prossimo
è una spinta altrettanto superstiziosa e ci affidiamo agli economisti nella speranza che ci aiutino a prevedere il futuro in questo senso. Dopodiché, che un'epidemia prima o poi sarebbe arrivata, si poteva prevedere, sì, ma nel senso che, come dire, la storia dell'umanità è scandita dall'arrivo di epidemie e ci sono epoche in cui lo sanno che l'epidemia è sempre lì nell'aria e può arrivare in qualunque momento, e ci sono altre epoche in cui invece sono assolutamente colti di sorpresa gli esseri umani. La grande peste del 300, del 1348, è arrivata in un'epoca che non era abituata ad affrontare drammi di questo genere. Dunque tutta la vita di Dante non ha mai dovuto affrontare una cosa del genere. Poi 20 anni dopo la sua morte è arrivata questa epidemia che nessuno si aspettava. Allora certo, i medici hanno ragione, eravamo degli illusi noi, che siamo vissuti per tanto tempo, per quasi un secolo, dal tempo della Spagnola, credendo che il problema delle epidemie non ci riguardasse più. Però da lì a prevedere che si sarebbe scatenata a partire dalla fine del 19, cominciando a Wuhan in Cina e così via, ecco, questa previsione che sarebbe stata quella più utile era un po' più difficile, credo, da fare. Ecco. Cosa ne pensa lei di un clima, di un certo clima millenarista e di interpretazioni millenariste, tra virgolette, che ci sono intorno a questo fenomeno? E poi le chiedo anche se l'accostamento con la Spagnola è corretto, cioè se le analogie ci sono, se quell'esperienza insegna in questo caso sull'oggi. Ma sul millenarismo credo che sia un fenomeno secondario, cioè non può essere una cosa seria. Ci sono state epoche che a queste cose credevano in modo più serio. Voglio dire che nel Medioevo sapevano, perché l'avevano letto nella Bibbia, che il mondo prima o poi sarebbe finito. Sapevano anche esattamente come sarebbe avvenuta la fine del mondo. Avevano questo grande vantaggio su di noi, perché il libro dell'Apocalisse descrive esattamente come avverrà la fine del mondo. E sapevano anche però che non si può prevedere esattamente quando verrà, perché sta scritto: il Signore verrà come un ladro nella notte, quando non ve lo aspettate. Ecco. Dopodiché loro sulla fine del mondo ci ragionavano sulla base di testi, come dire, che gli davano degli elementi per ragionarci su. Noi oggi non ci crediamo più tanto. Quando ero bambino io si credeva ancora che fosse possibile la fine del mondo per il conflitto nucleare, e magari, per carità, magari ci sbagliamo adesso che non ci pensiamo più, però non ci stiamo più tanto pensando, ecco. E allora direi che i millenarismi oggi sono molto superficiali rispetto a quello che hanno potuto essere in altre epoche. Quanto alla Spagnola, il confronto con la Spagnola è legittimo, nel senso che a me sembra una forma di epidemia simile. Non sono non sono un medico, ovviamente, se dico delle sciocchezze i colleghi di medicina mi rimetteranno al mio posto, però mi sembra che una malattia di questo tipo, che si diffonde in tutto il mondo, che quindi fa ammalare un'enorme quantità di persone, però uccide solo, per fortuna, una piccola minoranza di quelli che si ammalano. Ecco, in questo senso è davvero molto simile alla Spagnola. C'è però questa enorme differenza, che la Spagnola è arrivata in un momento in cui i governi dell'umanità avevano altre gatte da pelare. C'era la guerra mondiale, c'era appena stata la rivoluzione d'ottobre. La Spagnola era, nel migliore dei casi, il terzo dei problemi con cui confrontarsi. Un'epidemia come questa nostra, che tutti i governi del mondo riconoscono, magari tirati per i capelli a un certo punto, come il problema che va affrontato, questa cosa secondo me non è mai successa, ecco. Lo è il problema che va affrontato, l'unico, cioè è giustificato da un punto di vista storico questa... O ci dice qualcosa del presente anche questo? Lo storico può dire questo, che un'epidemia che ha questo... Però non vorrei essere frainteso, perché su queste cose io sento dire che i virologi che si pronunciano in un modo o in un altro poi vengono aggrediti su Facebook e insultati, hanno bisogno... No, noi vogliamo lasciarle il suo successo su Facebook. Io non vorrei, no, più che altro, appunto, non vorrei... Però, storicamente... Una epidemia che uccide con questi tassi, con queste percentuali, in passato sarebbe stata quasi ignorata. In passato si sarebbe detto, vabbè, succede, ci sono anni in cui muore più gente, anni in cui ne muore meno, ci sono anni in cui muoiono i bambini, anni in cui muoiono i vecchi. E, sapendo di non avere gli strumenti per contrastarla, in altre epoche la si sarebbe ignorata. Noi non l'abbiamo ignorata. La cosa strana è che stiamo scoprendo di non averli neanche noi, però, gli strumenti sicuri per contrastarla, ecco. Quindi ci siamo impegnati in una lotta che ci sembrava ovvio dover affrontare, scoprendo però, appunto, che siamo armati fino a un certo punto per affrontarla. È una situazione molto strana, anche questa, da vivere, indubbiamente. Grazie.